Una segnalazione è giunta in redazione, la segnalazione di un'intera famiglia che ha trascorso la notte del 16 gennaio presso il pronto soccorso dell'ospedale pugliese di Catanzaro. La storia riguarda un giovane di 19 anni. Una delle componenti della famiglia ci segnala quanto è accaduto, non per fare polemica, ci dice, ma soltanto con lo scopo di tutelare i cittadini affinché determinate cose non accadano più. Che praticamente quella sera che siamo andati in ospedale, il ragazzo di mia figlia aveva la febbre e quasi a 40. Dopo 3 giorni che non gli scendeva questa febbre, praticamente il dottore gli ha detto di andare in ospedale per vedere come mai. E siamo andati, erano le 6 del pomeriggio. Arrivati là, l'ospedale era pieno di gente, capisco che c'erano molti casi gravi. E quindi hanno dato a lui il codice bianco, ma stava malissimo. Dopodiché, più stava e più questo ragazzo si accasciava, e abbiamo pensato di andare a casa e a prendere il termometro per misurare la febbre. Mio figlio ha chiamato l'infermiere e gli ha detto se poteva darmi un termometro per misurare la febbre. E ci hanno detto che non ce n'erano. Va bene, siamo andati a casa, abbiamo preso questo termometro e mia figlia è ritornata. E quando abbiamo visto era 39,9. Praticamente mio figlio ha bussato alla porta del triage e l'infermiere gli ha detto all'infermiere se poteva misurare la febbre perché lui, il ragazzo, stava malissimo, aveva mal di testa, tremava. Questo signore prende il termometro, mette un guanto e glielo appoggia all'orecchio. Dopodiché gli fa, guarda che la febbre è a 37, non è a 39,9. Il termometro vostro non è attendibile. Dice, mentre i nostri sono attendibili. Allora mio figlio gli fa, ma guardi, dice che la febbre è 39,9. Dice, no, dovete aspettare, avete codice bianco. D'accordo, usciamo fuori, la gente nella sala d'attesa era pienissimo, ad un tratto, dopo 3 ore di attesa lunghe, questo ragazzo che poi noi abbiamo somministrato la tachipirina perché stava proprio male, si è accasciato sulla sedia del pronto soccorso. Tutte le persone ci hanno visto, ci hanno sentito, tant'è vero che quando io mi sono messo a gridare, si è sentito male e svenuto. Una ragazza che era là si è messa a bussare forte alla porta del pronto soccorso e a dire di portare una padella perché questo ragazzo stava male. È arrivata con tutta calma. Quando sono entrati dentro con mio figlio, mio genero e mio figlio, il signore del triage gli ha detto la potevate evitare benissimo questa messa in scena. Hanno rimisurato di nuovo la temperatura. Questa temperatura a loro dava 37. Un'infermiera dell'ospedale si gira verso mio figlio e gli fa, dice, guarda che i termometri qua non funzionano. Ed è stato praticamente fino all'una, che poi l'hanno visitato, buttato nel corridoio con la tachipirina che noi avevamo somministrata. E questo, poi anche quello del triage gli ha detto a mio figlio, se non sta bene, che voi aspettate, ve ne potete andare pure assoverato. Noi non vogliamo fare polemiche, non vogliamo fare nessuna cosa, vogliamo solo che l'ospedale di Catanzaro possa funzionare, perché se va un bambino o un anziano, come è capitato, non si debba trovare nella situazione in cui ci siamo trovati noi. E tutto questo non deve succedere. La ringrazio infinitamente, buona serata.